Se la mattina avete voglia di zafferano, non comprate quello del supermercato, ma comprate quello shakerato. Azienda agricola Il Cavallo, Speronga, Casette Sai. Ciao a tutti ragazzi, qui è Domenmagno e bentornati sul mio canale. Oggi mi trovo a Colle dal Quadro del Tronto per effettuare il nono episodio della serie Magno. Va a scoprire sentieri antichi che si trovano nei luoghi terremotati del 2016. Il sentiero che andremo ad effettuare oggi è quello che ci porterà da questo meraviglioso paesino, Colle d'Arquata, fino alla chiesa di Santa Maria della Rocca per poi continuare fi fino all'eremo di Sant'Amico. Prima di partire, io e mio zio Vittorio, che è sempre qui presente sul mio canale, vi volevamo far vedere due cose molto particolari di Colle. Scusate se prima mi sono messo a ridere, ma Sant'Amico è un nome abbastanza particolare. Allora, Vittorio, come si chiama quel posto lassù sopra queste rocce meravigliose? Quelle sono, si chiama la Vena Roscia, sovrasta Colle, vedete, dopo il terremoto è stato completamente messo alla perfezione in sicurezza con delle reti e delle corde d'acciaio. Poi Vittorio c'è un'altra cosa da far vedere ai nostri amici, qual è? Sì, c'è la bellissima chiesa rupestre di San Silvestro Papa, la vedete sopra una rupe a strapiombo sul torrente Chiarino, sotto di lei c'è la Valle del Chiarino, una chiesa antichissima, molto bella. E è in attesa anche lei di restauro dopo il sisma. Ok, zio, dove ci troviamo adesso? Qui siamo sopra il ponte Giovanni Ramazzotti. Giovanni Ramazzotti è stato presidente dell'amministrazione provinciale di Ascoli Piceno dal 1960 al 1975. Questo ponte attraversa il torrente Chiarino che fa da confine tra le Marche e il Lazio. Siamo all'estremo sud-ovest delle Marche. Da questa parte si va a Poggiodapi. Di fronte a noi puoi vedere l'abitato di Colle sovrastato dalle Vene Rosse, che è uno degli ultimi contrafforti del Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga. Da questo punto si può scorgere meglio la meraviglia di questo paese, situato in un punto particolarissimo. In questo antico casolare abbiamo un pollaio con le classiche galline e le faraone. Zio, spiegaci dove siamo in questo momento. Allora, di fronte a noi abbiamo il sentiero che a zig zag raggiunge sopra di noi la chiesa di Santa Maria della Rocca. Eccola lì, perfettamente restaurata. Invece, zio, questi antichi casolari in che data sono datati? Sono degli antichi casolari risalenti sicuramente prima della Seconda Guerra Mondiale. Quindi gli anni 30. Sì, sono proprio le classiche abitazioni rurali di una volta. Oltre a me e mio zio, ovviamente, che ormai è più presente di me sul canale, abbiamo Carlo Ambrosi, che ormai lo conoscete bene, il vicepresidente dell'associazione Arquata Potest. È una new entry, Paolo, abitante di Colle. Siamo sempre più vicini alla chiesa di Santa Maria. Ecco, siamo arrivati alla chiesa di Santa Maria della Rocca. Qua abbiamo un panorama sublime con tutto l'abitato di Colle, i Monti Sibillini e la Vena Rossa. Adesso continueremo per questo sentiero e fra 3 chilometri saremo arrivati all'eremo di Sant'Amico. Piccola sosta per bere. Zio, tu ci sei mai stato là all'eremo di Sant'Amico? Certo, Quante volte ci sei stato? 4-5 volte, non Quindi meno. tu sei esperto anche di qui? Sì. Il sentiero passa in un punto molto particolare. Guardate che spettacolo! Grande Vittò. Il panorama da questo punto è meraviglioso. Si possono vedere addirittura i Monti Sibillini in lontananza.
E anche la luna, se ci fate caso, ancora non è andata proprio del tutto via. Signori, è arrivato l'orrore di Spelonga, il dio delle montagne, grande Berardino. Vai Berardino! Di potenza, dai! E di cattiveria. Grande! Così si fa, così. Buttalo giù, buttalo giù. Grande pe. Tagliela! Tagliela! Zio, che volevi dire di Sant'Amico? Il nostro piccolo eremita francescano si era ritirato in perfetto eremitaggio qua sui monti della Laga e percorreva questi sentieri quando voleva scendere verso la civiltà. Quassù nessuno poteva disturbarlo. Sì, ma guarda che spettacolo però. Nessuno poteva disturbare È la uno sua preghiera. spettacolo meraviglioso qua, eh. Lui si cibava di bacche, di miele selvatico, traeva dai boschi, traeva anche la fonte primaria del suo cibo. Saluta Peraldi. Ciao Don Anagno, siamo operativi al 100%. Grande. Qui ragazzi abbiamo delle rocce arenarie spettacolari. Ragazzi, questo sentiero è meraviglioso, guardate dove ci fa passare. Siope, che cos'è questo? Questa è una pianta con le sue radici che è cresciuta dentro la roccia. Guardate che spettacolo, guarda le radici che vanno dentro. Mamma mia! Zio Vittò, che cos'è questo fiumiciattolo? Spiegaci! Questo è il torrente Vargo, affluente del torrente Chiarino. Chissà se il nostro Sant'Amico tanti anni fa si tirava su il suo umile saio e lo attraversava con i suoi calzari, andando a trovare poi Pietro da Morrone, quello che diventò Celestino V nell'altro versante abruzzese, il Papa del Gran Rifiuto. Sicuramente lo faceva perché noi dobbiamo continuare qua per il suo eremo, giusto? Certo, per questo sentiero. E allora lo faceva sicuramente. Ragazzi, se mi chiedete qual è il sentiero più bello che abbia mai fatto finora, io vi risponderò che è questo. Adesso vi facciamo vedere come si fa una struttura di pietra per segnalare il sentiero. Eccola qua. Ci è voluto tanto. No, no, così fai spaventare tutti. Via, via. Ecco, Berardino che mangia. Come Sant'Amico mangiava i frutti di bosco. Pure San Berardino. No, San Berardino, mo' esagerato. Quest'anno i funghi pochi fa, eh. I funghi quest'anno pochi. Troppa secca. Non è che insomma che è tutta su. No, ma lecca. Piccola sosta per Magnà. Beva pure la sete. Buono. Il Magnà è la cosa più importante, vero? Bello. Bravo. Quanto ci vuole da qua all'eremo? Dalla strada fa 25 minuti. Dai, ci andiamo? Se dovevi... Che faccio? Mi sembra da tirare Bravo. anche un mimatti che sarà Bravo, tutto. così io faccio la tracciatura GPX, perfetto. Ragazzi, guardate cosa ha trovato mio zio, un mille piedi. Che hai fatto? L'ho pizzicato un tafano. Ah, ti ha pizzicato un tafano. Adesso siamo arrivati alla strada di trattore. Adesso arrivare all'eremo sarà molto più semplice. Questo qua è il tratto più bello di tutto il percorso perché è tutta pianura e non dobbiamo patire.
Allora ragazzi, punto panoramico, quel piccolo lassù è il Monte Vettore, poi c'è la Vena Rossa sopra Colle e infine il Monte Communitore, dove riscende il palo che poi arriva in Piazza Spelonga. Ragazzi, nonostante è una strada di trattore, guardate dove ci sta facendo passare. In un punto pazzesco. Guardate qua, sembra di essere in un disegno. Spettacolare, mamma mia. Ragazzi, non sappiamo precisamente l'altezza in cui ci troviamo. Però presupponiamo che siamo a circa 1500 metri di altitudine. Ragazzi, adesso vi posso dire con certezza che questo è il sentiero più bello che io abbia mai fatto in tutta la mia vita. Ragazzi, guardate dove passa il sentiero. Ci sta passando in dei posti incredibili. Guardate quella roccia a punta com'è strana. Veramente pazzesco. Veniteci ragazzi, vi consiglio di venire qui. Veramente, veniteci. Sì, oh, quanto manca adesso alla fine? Manca circa un quarto d'ora. Va bene, dai, eh. Dai, forza. Ah, Vitto, siamo arrivati in questa marginetta. Raccontaci un po', che cosa spiega. Allora, qui è dove c'era l'eremo di Sant'Amico, dove aveva fatto il suo eremitaggio. Qui, in questo piccolo quadretto, è descritta tutta la leggenda di Sant'Amico. Vedete, Sant'Amico con l'ascia che faceva la legna, la Madonna del Chiarino e il lupo con il carico di legna. Perché il lupo? Sant'Amico aveva un asino per fare i suoi trasporti verso Colle, per portare la legna, ma il lupo gli mangiò l'asino. Allora che fece Sant'Amico? Un miracolo, ammanzì il lupo e usò il lupo come asino. In quel quadretto è descritta tutta la sua storia. E invece zio, che cos'è questo? Questa è una piccola costruzione dove Sant'Amico probabilmente teneva i suoi attrezzi, mentre quella laggiù in fondo era l'eremo di Sant'Amico, la chiesetta di Sant'Amico. Che ora non c'è più, purtroppo. Nel centro c'è un albero. Nel centro c'è un albero, andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Dai. Ecco qua, lì dove c'è Carlo, che ora se ne va perché si è accorto che stavo riprendendo, c'era l'eremo, giusto zio? Vedete, tutto circondato da mura, da sassi, sicuramente c'era una tettoia di copertura. Si è rovinato per case naturali. Dopo la morte di Sant'Amico è stato abbandonato e nessuno ha più frequentato questo eremitaggio. Ed è andato distrutto. Sì, e ci sono cresciuti al centro due splendidi faggi. Guardate che bellezza. Peccato che è stato abbandonato. Adesso Vittorio, dove andiamo? Andiamo dove Sant'Amico prendeva l'acqua, la fonte di Sant'Amico, perché Sant'Amico aveva creato questo eremitaggio vicino a una fonte, logicamente, dove poteva avere l'acqua, che l'acqua era utile per tutti gli usi. Giusto. Ok zio, l'ultima cosa che vediamo oggi è questa. La sorgente dove Sant'Amico attingeva l'acqua e per i suoi usi quotidiani. Qui poi tutti gli abitanti di Colle, dalla morte di Sant'Amico in poi, portavano tutti i bambini di Colle per un'iniziazione. Gli facevano bere quest'acqua perché loro ritenevano miracolosa e portasse fortuna nella loro vita. Ok, perfetto. Ok ragazzi, anche per oggi il nostro viaggio termina qui. Siamo arrivati in questo posto magnifico e io spero che vi abbiamo lasciato un po' di felicità. Da me, da Berardino e dal telefono di Paolo che suona col trattore e da Carlo è tutto. Fate a modo e statemi bene. 30 mi piace, aumento di 10. Ciao. Pronto?